Ciao a tutti amici di Eletto TV, sono Ezio Zaccagnini, sono molto molto felice di stare qui con voi a raccontarci un po' la storia, la mia storia è un po' che è la storia un po' della mia carriera, insomma. Quando mi avete invitato sono stato molto felice di accogliervi e quindi eccomi qui. E noi siamo stati felici di pubblicare il video del Giocoliere, che è un brano originale che con felicità abbiamo mandato in streaming su Eletto TV. E quindi, come ha già detto Ezio, un grande batterista, un grande maestro italiano e napoletano, che racconterà la propria vita, insomma. Come hai iniziato a suonare la batteria? Ecco. Ma innanzitutto io vengo da una famiglia di batteristi. I miei zii, zio Enzo e zio Giovanni, suonavano la batteria professionalmente ed io avevo sempre... A Napoli. E io vedevo questo strumento meraviglioso, per cui me ne sono innamorato. Appena ho avuto l'occasione, sono partito percussionista, suonavo i bongos, i bonghetti, queste cose così. Appena mi ricordo il batterista non potette venire il giorno di prova, allora i ragazzi della band, allora eravamo tutti giovani ovviamente. Quanti anni avevi? Ma avevo 15 anni e mi disse: mettiti tu dietro la batteria così magari ci aiuti. E io poi mi sono messo dietro la batteria e non mi sono più alzato. E quindi sei arrivato poi con un grande percorso artistico e musicale qua a Roma. Sì, no, sono arrivato in pratica a 18 anni, era un pieno esame di maturità, fui chiamato da un musicista, sua moglie, Tony Verde, Penny Brown, cantante di Los Angeles, e venni con il mio amico, ahimè che non c'è più, Ciro Verde, e eravamo una base ritmica, basso e batteria, venni a Roma. E in pratica mi piacque Roma negli anni, parlo del 1980, per cui iniziamo a suonare e conobbi tanti artisti all'epoca, da Alan Sorrenti a Giorgio Albertazzi a Dario Fo, per cui questo ragazzino di 18 anni incominciò a vedere un mondo che non conosceva e iniziai a lavorare. Poi chiaramente ci fu anche l'avvento delle batterie elettroniche e insomma non ero ancora, posso dire, non un professionista. Professionalmente c'ero sempre, però diciamo non avevo le basi per poter essere un super professionista, nel senso. E quindi iniziai a fare il mio percorso di studi. Ecco, didattico. Questo, anche dal punto di vista della storia batteristica in Italia, che tu, diciamo, sei una testimonianza, con quale metodi hai iniziato, insomma, i punti di riferimento anche batteristici? Io parto dal presupposto che ho iniziato da solo, insomma, l'espressione autodidatta, poi in realtà l'espressione è un po' particolare perché significa che sei maestro di te stesso, no? Certo, no, e tutti dovremmo essere autodidatti di se stessi. Io ho iniziato un po' così e poi pian piano quello che ho iniziato a fare sin da subito è ascoltare tanta musica e tanta musica diversa in cuffia, perché in questo modo avevo la possibilità di studiare le parti e poi chiaramente pian piano prendendo delle lezioni da grandi amici, anche che sono diventati amici batteristi e tutto. Poi, credo che la solidarietà dei musicisti napoletani, soprattutto negli anni 70 in Italia, ha dato un grande contributo, l'unione proprio, no? Sì, anche dal punto di vista didattico, credo. Assolutamente, ma sai, nasce dal presupposto che a Napoli c'era e c'è tuttora la NATO, per cui non c'era internet, quindi non c'era tutto questo materiale didattico. La NATO è il centro, diciamo, militare americano. Ah, beh, l'alleanza, ecco, che non è una bella... No, per dire, cioè, insomma, che... Comunque venivano batteristi per questo sì, musicalmente sì, certo, no, dal punto di vista delle decisioni della guerra, no, però questo... No, è la proprio... Sì, glielo dico per... Sappiamo bene che in Italia...
ci sono le forze armate americane. No, purtroppo, cioè nel senso, decisioni per esempio dei bombardamenti in Libia, cioè l'hanno presi non i militari americani, gli italiani, ma diciamo la NATO proprio a Napoli, al centro di, diciamo, però questo no, per la pace nel mondo, lanciamo un appello per la pace nel mondo. Io sono per la pace nel mondo, perché io parlavo di questo semplicemente. No, io ho aperto questo, cioè nel senso per fare chiarezza sul termine, insomma, NATO, che per spiegare. No, l'ho capito bene. E quello che volevo dire è che arrivavano questi batteristi americani, e quindi tutti tutti i musicisti, i batteristi, soprattutto napoletani, andavano a vederli, no? E rubavano con gli occhi, oltre che con le orecchie. Per cui è questo che ha fatto sì che la scuola napoletana sia cresciuta tanto in questi anni, insomma. E io mi reputo un napoletano perché sono nato a Napoli, ma poi fondamentalmente ho vissuto tanti anni, ancora vivo a Roma, insomma, da quegli anni. Ecco. E insomma, quali sono state le collaborazioni più fruttuose dal punto di vista musicale nella tua storia? Qui c'è uno specchio che, insomma, vai. Ma sicuramente, guarda, io ho iniziato lavorando con, è paradossale, a parte con Penny Brown e Tony Verdi, che voglio ricordare, suonando tra l'altro una musica che non conoscevo, che era il country rock americano, quello, diciamo, parte Los Angeles, quindi ho imparato tanto quel genere lì. Anche perché, diciamolo, cioè nel senso, questo è invece positivamente rispetto all'America, che è un grande paese, ma soprattutto perché la batteria è uno strumento nato in America dal multiculturalismo, però è proprio americano, perciò ci metto pure io, da noi batteristi, cioè io di America è sicuramente loro sono stati i precursori, no? La batteria poi è uno strumento molto giovane, no? Rispetto al pianoforte, ad esempio. Detto questo, rispetto alla domanda che mi facevi, ti volevo dire che ho iniziato con un trio comico, il duo Denale, capitanato dal mio amico fraterno Mimmo Mancini, attore e regista, dove io ho iniziato a fare delle musiche, insomma, per loro. Poi ho conosciuto un cantatore, un artista italiano bravissimo, che è Bungaro. E lo conobbi Bungaro? Bungaro italiano? Sì, di Brindisi, lo conobbi a Brindisi. Brindisi. Praticamente venne a casa mia, per un periodo stette a casa mia, si trasferì anche egli a Roma e abbiamo iniziato a fare dischi e concerti insieme. Che genere? Popolare? Musica italiana. Ah, italiana. Insomma, è l'autore di Guardastelle, uno dei brani più conosciuti da suoi, insomma. Perché pensavo, perché la tradizione, diciamo, anche popolare napoletana è un grande patrimonio. Penso a Eugenio Bennato, insomma. Ci arriviamo, però. Sì. E vabbè, insomma, per farvela breve, da Bungaro poi ho fatto diverse collaborazioni con una etichetta che è di Edoardo De Angelis, Cantare in Italiano, con cui ho avuto modo e il piacere di registrare e fare concerti con tanti cantautori italiani, in primis ovviamente Sergio Endrigo, grandissimo poeta, e ho anche, grazie a Edoardo De Angelis, che mi ha dato questa possibilità, ho fatto anche la produzione artistica di due dischi di Max Manfredi, il cantautore genovese, uno Le parole del gatto e Max, dove nel secondo disco Max c'è la collaborazione con Fabrizio De André. Questo chiaramente, cioè nel senso, proprio strutturando i groove proprio delle canzoni, non solo i groove ma anche gli arrangiamenti. Quindi diciamo che è una partecipazione diretta proprio nella costruzione delle canzoni. Certo. Ecco, questa è una cosa importantissima, perché in Italia purtroppo, diciamo, che la maggior parte delle persone non prende in considerazione, perché insomma ne vale, no? Come nelle officine dei cantieri, cioè i musicisti sono in prima linea a contribuire in una canzone, quindi ecco. Assolutamente sì, e tant'è che io ho imparato tante cose, ho arrangiato insieme a Max, a Alessandro Luis e a tanti altri collaboratori, Guido Benigni, questi dischi. E poi suonavo parallelamente con altre situazioni, gruppo rock, Drago i Coyotes, e una sera capitò, ecco lì che proprio c'è stato proprio l'inizio di un grande percorso mio professionale,
capito? In questo club a Roma, classico, a Via ecco, di Becca, ecco, qui vicino. Capito? Gianni Morandi, produttore, e mi vide suonare e mi chiamò per fare 10 serate nei Palasport. Io passai dal club al Palasport a più pari, avevo già fatto dischi e concerti, ma quello chiaramente fu una... E poi Gianni nel 93 iniziò un tour lunghissimo che ci portò a fare tipo 280 serate dal 93 al 94 in tutti i luoghi, in tutti i teatri italiani, eccetera, e ci portò anche a suonare all'estero. Io ebbi la fortuna e ho avuto la fortuna nel 93 di suonare a Broadway tre giorni, e quindi siccome poi con Gianni avevo la possibilità di fare un solo di batteria, lui mi dava questo qui, questo microfono, per chiudere il primo e il secondo tempo. Ah, questo è il microfono storico, questo è americano, ecco, per sempre per lanciare una cosa positiva verso americani, voglio dire. Ecco, capito? Cioè... E quindi praticamente in questo tour, ad esempio, americano, è la cosa più bella per me, proprio un ricordo molto... diciamo umano, è stato quando, siccome parlavo, facevo anche un po', facevo delle battute per cui le persone, gli spettatori uscito fuori dal teatro, molti italoamericani mi abbracciavano dicendo mi faccio tornare in Italia, voglio una napoletana. Quindi capii a 30 anni, diciamo, era appunto nel 93, che il valore della musica andava a prescindere dalla tecnica, dal fatto di fare grandi club, ma era gioia che portavi, ecco, alle persone. Ragazzi che sarete in ascolto e sentirete questo video, sentite bene profondamente le parole di Ezio, perché voglio dire, ha detto una cosa, insomma, ma sai, importantissima. Noi come musicisti, diciamo anche come artisti, cosa possiamo donare al mondo? La gioia, no? Perché c'è il chirurgo che aiuta le persone a vivere, eccetera, tra tutti i lavori che ci sono nel mondo, ma come musicisti, come artisti possiamo donare la gioia. Questo per me, questa cosa si è sviluppata nel corso degli anni, adesso per me è proprio è la prima cosa che tengo come riferimento quando suono, certo, sia in studio che live, no? Per cui per me donare gioia è la cosa più importante. Vabbè, ritornando e Gianni Morandi, insomma. Sì, abbiamo fatto questo, poi abbiamo fatto dei dischi con Gianni, poi sono ritornato a suonare con Gianni nel 96 facendo gli stadi. Precedentemente però ho suonato con Gianni Togni, con Marco Armani, con Siria. Ecco, dimentico qualcuno sicuramente, ma diciamo i nomi importanti è Gianni Morandi. Gianni Morandi, cioè, se sentirà questo video, perché poi Ezio Zaccagnini lo conosce, e insomma gli auguriamo una pronta guarigione, perché Gianni, è una bella... Io, cioè, prescindo artisticamente, però insomma chi l'ha scoperto attraverso i social è una bella persona, perché insomma uno che raccoglie le uova delle galline, capito, fresche, e scrive, capito, a Salvini, che voglio dire, gli darebbe una badilata e una... Ma Gianni è sempre stato una persona molto vera, sincera, ecco. È sincera, quindi utilizza i social a suo modo, e per me fa bene, perché si dimostra, oltre ad essere un grandissimo artista, anche una persona stupenda. Io veramente sono molto grato a Gianni, così come sono molto grato a un altro artista. E ha fatto innamorare tante persone, insomma, sull'autobus delle scuole, insomma, da adolescenti. Esatto. E poi comunque, cioè, voglio dire, rispetto al discorso che hai fatto te, che è quello, insomma, dell'arte, e lui attraverso la musica ci ha fatto passare anche quei principi per creare quella coscienza collettiva contro la guerra, penso al Vietnam, o voglio dire agli anarchici, insomma, americani. Insomma, questo anche italiani, quindi insomma Gianni Morandi è uno, insomma, che non gli, cioè tutti gli devono di, ecco. Ma sì, sai, ci sono queste persone, sono persone che, insomma, considera che Gianni, tra l'altro Gianni ha debuttato con Rita Pavone il giorno della mia nascita, il 16 settembre 1962, e quando glielo dissi lui rimase sorpreso, perché fu il suo debutto in TV e la mia nascita, io parallelamente quel giorno lì nascevo. Vabbè, ma questo vabbè, certo. Ho detto anche la mia età. Detto questo, poi un'altra persona a cui sono veramente molto grato è Massimo Ranieri, con il quale ho fatto veramente dischi. Che è conterraneo. Sì, Massimo è napoletano anch'egli, ovviamente, ed è un artista anch'egli fenomenale. Insomma, questo... che poi questo... raccontare tutto, no però... se vuoi puoi, diciamo, no però questo, diciamo, sono le cose, ecco, diciamo che la gratitudine per me è molto importante nella vita, quindi essere grato a questi grandi personaggi, così come a grandi maestri, e penso a Toto Torquati,
che con cui ho fatto tanti dischi nel suo studio, Toto Torquati, per capirci, il pianista di questo piccolo grande amore di Baglioni, il produttore arrangiatore di Solo, sempre di Baglioni, e di tanti altri dischi della RCA. E insieme a Lord Bradley, che purtroppo... Ecco, del Folk Studio, c'era, stavo pensando. Pochi giorni fa, purtroppo. Infatti, ma... va bene, comunque, la vita questa è. Comunque... quindi sono grato, scusa, vi dicevo, vai. A Toto Torquati, a Jeff Wesley, a Nicola Samale, a tutti i maestri con cui ho avuto piacere di collaborare, e adesso anche con altri, perché per carità, adesso sto collaborando con un grande percussionista, il primo percussionista della Scala, che è Giuseppe Cacciola, calabrese, che vive a Milano ed è veramente un artista incredibile con il quale sto collaborando a 360 come gradi. Il nome, questo? Giuseppe Cacciola, è un percussionista, batterista straordinario, un top player, come dicono gli americani, veramente numero uno, ma per tanti motivi. E la cosa bella è che con lui condividiamo la passione per l'arte e stiamo scrivendo insieme a Mimmo Mancini un qualcosa che sarà una sorpresa per il prossimo anno. Ecco, questo, insomma. Che va oltre alla musica, ma proprio è un racconto, ecco. Un racconto proprio... Se lo vuoi dire in anteprima, diciamo, insomma. Diciamo che il titolo adesso è Confessioni ritmiche, ma è ancora diciamo stand-by come titolo, perché sono due musicisti che si raccontano, quindi oltre a suonare noi saremo anche attori. È tipo un musical. No. Ma più che musical è proprio un recital, è una commedia, e quindi si va in scena proprio come attori, però non svelo tutto. Infatti. Però ecco, Giuseppe Cacciola e Cesare Cagnini con la regia straordinaria di Mimmo Mancini. Quindi io faccio anche il mio mestiere, mi piace tutto. Talmente tanto che oltre a fare il batterista, il produttore artistico, registro dischi anche qui nel mio studio con... E usi insomma anche strumenti che sono fatti artigianalmente. Io praticamente mi piace anche l'aspetto teatrale, per cui ho fatto anche una regia teatrale anni fa e adesso mi cimento come attore. Ma questo io devo dire sempre grazie a Gianni Morandi, perché Gianni Morandi mi ha dato per la prima volta, ha creduto in me. E io ho fatto per qualcosa come 400 repliche dove chiudevo il primo set del suo spettacolo, quindi mi interfacciavo con migliaia di persone, addirittura nel 96 me lo fece fare anche in una trasmissione in diretta su Rai 1 o Rai 2, non ricordo, dove appunto c'erano 12 milioni di persone. Cioè interfacciavi in che modo? Interfacciavo nel senso che io facevo un solo di batteria, è uno spettacolo live del concerto di Morandi, e poi prendevo il microfono tra il primo e il secondo tempo dopo aver fatto il solo e scherzavo con il pubblico. Una cosa stupenda questa. Sì, guarda, è una delle cose che ti devo dire la verità, che pochi batteristi hanno fatto. Il rapporto umano, insomma. Sì, ecco. Sì, e per cui artista, sai, Gianni ha creduto in me anche come attore, insomma, quindi ancora più gratitudine. Ancora ma qual è, cioè, la domanda che volevo fare la canzone che ti ha, diciamo, segnato di più batteristicamente, che hai contribuito di più, che ti ha lasciato un segno più profondo, la tua, insomma, ma percorso? Sai, cose che ho registrato io, dici? Certo. Ma sai, guarda, veramente ce ne sono tante, e ce ne sono tante anche, ahimè, sconosciute, che purtroppo per motivi non miei... No, ma quella proprio tu, che tu suoneresti, che ti viene a prima in mente, che voglio dire, che... capito? Ma guarda, passa pure un brano tuo, No, vabbè, a parte i brani miei, io ho fatto un disco mio, non è quello. Una forse che veramente tengo nel cuore, perché parliamo del 1990, è questo duetto che fece Lucio Dalla e Edoardo De Angelis, e il brano si chiama Sulla rotta di Cristoforo Colombo. Su YouTube l'ho visto e l'ho sentito, e devo dire che per essere un brano, diciamo, che era stato anche rieditato,